Con l'avvento delle tecnologie digitali, un profondo cambiamento sta avvenendo nella trasmissione del sapere. E nel giro di pochi anni, insegnanti e studenti si sono trovati ad avere a disposizione degli strumenti del tutto nuovi e dotati di grandi potenzialità, ancora in gran parte da scoprire per quanto riguarda la trasmissione del sapere. Il passaggio dall'insegnamento orale al libro ha richiesto tempi lunghissimi. Oggi questa rivoluzione avanza ed evolve in tempi molto veloci. Con quali conseguenze? Con quali prospettive? Cosa significa questo cambiamento per la nostra scuola, soprattutto nel rapporto tra insegnanti e studenti? Ci troviamo ad affrontare un problema. Insegnanti e studenti appartengono a mondi diversi. Pensano e comunicano in due modi diversi. Gli insegnanti sono cresciuti in un mondo in cui la cultura e la sua trasmissione erano dominati dai libri. Hanno studiato in una scuola in cui l'insegnante spiegava le stesse cose che aveva imparato a scuola e gli studenti dovevano impararle così com'erano. I nostri studenti, però, appartengono alla prima generazione cresciuta insieme alle tecnologie digitali. Usano computer, videogiochi, telefonini e internet con una disinvoltura sconosciuta a chi è nato prima della rivoluzione digitale e si aspettano di trovare le stesse cose a scuola. Sono i cosiddetti nativi digitali, i primi che pensano, apprendono e comunicano in maniera diversa dalle generazioni precedenti. Nella nostra scuola, da circa 10 anni, con il progetto Oltre la lavagna, inserito nel piano dell'offerta formativa, proponiamo attività didattiche per educare i ragazzi ai linguaggi della multimedialità, sin dai primi livelli di scolarizzazione, al fine di agevolare l'acquisizione di capacità critiche di lettura e interpretazione dei messaggi. Abbiamo allestito un moderno laboratorio multimediale, attrezzato anche con tecnologie di produzione e post-produzione multimediale. Siamo quindi sia produttori che distributori di messaggi. Realizziamo filmati e cartoni animati grazie all'adozione di tecnologie Apple e specifici software. Abbiamo focalizzato l'attenzione sull'alfabetizzazione ai media attraverso la costruzione di cartoni animati, in quanto i processi di produzione e condivisione diventano strumenti di tutela dei minori, dei loro diritti e dei loro interessi. Il laboratorio nasce come risposta didattica alla rivoluzione comunicativa che è avvenuta in questi ultimi anni. I media, infatti, pervadono la nostra società e la vita dei ragazzi, che hanno il diritto di ricevere informazioni e di partecipare alla costruzione della comunicazione come processo di relazione e interazione con la società. Abbiamo in corso una sperimentazione didattica denominata Classe 2.0, finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione, dove insegnanti e studenti utilizzano in modo creativo e innovativo gli iPad nella normale prassi didattica. Proponiamo ai ragazzi attività che li aiutino a costruire un maggior pensiero critico, personale, verso l'uso responsabile, corretto e produttivo delle tecnologie e li rendano veramente partecipi del processo insegnamento-apprendimento. Un'aula su 20, grazie al piano ministeriale di diffusione delle lavagne interattive multimediali, è dotata di un kit tecnologico composto da LIM con proiettore integrato e personal computer. Tutto ciò è insufficiente per 700 studenti. Il nostro obiettivo è di trovare le risorse per attrezzare tutte le aule con sistemi interattivi multimediali e di potenziare le dotazioni strumentali per dare a tutti i nostri studenti le stesse opportunità e agli insegnanti la possibilità di rendere più efficace l'insegnamento, adeguandolo all'evoluzione dei nuovi contenuti dei saperi. Crediamo che le tecnologie porteranno ad una scuola e a una formazione migliore. Fruire pienamente dei media è nella società di oggi un diritto, la cui mancanza è motivo di esclusione sociale.